Siamo qui a ringraziare sia il ministro che l'ha detto dell'Enit, che veramente ha dato una grossa mano, reagendo subito a quella che poteva essere un'immagine di Ischia distorta. Cioè, come più volte si è pensato, perché chi parla di Ischia parla dell'isola di Ischia, e nel momento in cui si vedevano quelle immagini, erano l'isola di Ischia. E si dava un'immagine che tutta l'isola di Ischia era inondata di fango. Ed è stata una reazione abbastanza subito, immediata, sia del Ministero che dell'Enit, di dare una dimostrazione che invece l'isola di Ischia non è tutta l'isola di Ischia, che purtroppo, disgraziatamente, ha subito questo danno che, diciamo, ci ha coinvolto un po' tutti quanti. Certo, è sicuramente una parte di quella promozione di cui Ischia può avere bisogno, ma certamente non è sufficiente, insomma, rispetto a quella che è tutta la richiesta a cui bisogna arrivare poi in termini di presenze turistiche per poter avere successo. Però è anche vero che è una campagna pubblicitaria organizzata da terzi a costo zero per gli operatori. Che risposte avete avuto anche dal fronte nazionale e internazionale? Molto positiva, anzi ci stanno scrivendo dicendo che belle immagini, tutti quanti, diciamo, si rivedono nei luoghi dove ognuno di loro ha conosciuto, e la cosa positiva è che l'hanno vista in tempi reali, perché se andiamo a vedere tutte le immagini si vedono anche quando sono state scattate da persone dell'isola, in sostanza, che sono state scattate nel mese di dicembre, e faceva vedere un'isola bella, con tutte le immagini che davano un'immagine dell'isola reale. Ecco, per quanto riguarda ovviamente l'aspetto sicurezza, è chiaro che un'isola, qualcuno diceva, va bene la promozione, però mettiamoci nelle condizioni di poter accogliere in maniera adeguata i turisti. A che punto siamo secondo te da questo punto di vista? Quali sono, se ci sono, insomma, degli impatti anche negativi sulle prenotazioni, almeno per questo inizio della stagione turistica? Quali sono le previsioni? Allora, io premetto che ognuno deve fare il suo mestiere, cioè ognuno deve fare il suo lavoro. Riguardo, diciamo, il Ministero del Turismo ha fatto bene a parlare di turismo. Ora ci saranno gli altri ministeri che dovranno prevedere veramente la sicurezza dell'isola di Ischia, perché noi in primis abbiamo bisogno di essere di un'isola tranquilla, sicura, che il turista quando viene deve avere la sicurezza di poter viaggiare, di poter passeggiare con certa tranquillità. E questo dipende tutto da noi, dare questa immagine reale che l'isola tecnicamente è pronta ad accogliere tutti i turisti. Io, nei vari incontri che abbiamo fatto anche col Ministero, è stato ribadito il fatto che noi abbiamo delle sentieristiche bellissime, ed è questo il punto di far rivalere di nuovo le nostre sentieristiche, perché solo così daremo l'immagine di un'isola sicura. Perché poi, parliamo, cioè, tutto può succedere, per carità, un piccolo smostamento, una piccola frana, ma quelle sono cose, diciamo, quello che è successo non dovrà più succedere, questo è poco ma sicuro. E noi viviamo di turismo, il turismo nostro non è soltanto, principalmente, terme, mare, bellezze, tutto quello, ma anche le sentieristiche. La sentieristica non ci dobbiamo dimenticare che ci porta tanti, tanti turisti, perché Ischia è bella. Quali sono le previsioni per la prossima stagione? Allora, dall'estero ci stanno arrivando segnali positivi. Segnali positivi, voi sapete che, diciamo, adesso i mercati, principalmente quelli là che sono i nostri mercati abituali, tedesco, austriaco, prenotano abbastanza in anticipo, perché le compagnie aeree già nel mese di ottobre iniziano la programmazione estiva, e loro sono abituati già a comprarsi i biglietti aerei. I tour operator sono abituati a comprarsi i biglietti. Prima c'era la charterizzazione, oggi non c'è più, oggi sono i voli low cost, arrivano e hanno la possibilità di comprare abbastanza biglietti su questi biglietti, ma anche la Lufthansa, che fanno i gruppi, e loro comprano in anticipo questi biglietti, e perciò già ci sono dei segnali abbastanza positivi. Ischia, un po' di alberghi apriranno già a marzo, il resto naturalmente per Pasqua. Però ho la sensazione che quest'estate non dovrebbe essere malvagia, anzi, però è chiaro che non bisogna abbassare la guardia, bisogna sempre stare sul chi va là e dare un'immagine veramente reale di quella che l'isola di Ischia può offrire ai vari turisti, principalmente la sicurezza.